Lui generi se questo il titolo delle giornate sulle pari opportunità svoltesi a Cagliari nei giorni scorsi su iniziativa dell'ordine degli avvocati cagliaritani. Alla iniziativa alle giornate di lavoro è stata invitata anche Angela Cortese, unica consigliere regionale della Campania ad essere presente. Un giornate che si sono svolte soprattutto in previsione della nuova legge elettorale. Sì, è la dimostrazione di come la legge elettorale della Campania sia guardata con grande interesse dalle altre regioni, soprattutto per la modifica degli statuti e delle leggi elettorali regionali. Ma sicuramente questa è un'occasione importante per discutere della legge elettorale diciamo, in generale e per discutere della presenza delle donne all'interno dei consigli comunali, dei consigli provinciali e dei consigli regionali. Diventa sempre più importante insomma, che, la, che le donne siano presenti nei luoghi delle decisioni perché soltanto in questo modo io penso che si possa fare la differenza vera nella politica italiana. I luoghi delle decisioni, prima o poi bisognerà pensare alla composizione delle liste. Il segretario Bersani, segretario nazionale del Partito Democratico, ha detto io non, non mi occupo, non farò io le liste, ma chi le farà a questo punto per il PD? Ma... Il... Penso che sia stata un po' una battuta del segretario Bersani. Io penso che invece le liste vadano fatte dalla Segreteria Nazionale, riconoscendo soprattutto ai territori il protagonismo che hanno avuto. E mi auguro che questa volta non si faccia l'errore di penalizzare gli amministratori, perché poi il vero volano del Partito Democratico, ma di tutti i partiti, sono quegli amministratori che giorno dopo giorno sono presenti sui territori, costruiscono relazioni, rapporti e soprattutto anche soluzioni per i territori per i quali sono stati eletti. Ecco, inutile nasconderlo, molti i consiglieri regionali non nascondono l'ambizione la, 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 di fare il salto in, nel Parlamento nazionale. È un'ambizione, un sogno che distrae dalle attività presenti oppure non c'è bisogno di distrarsi perché la regione è immobile di per sé, considerata la situazione economica? Beh, di sicuro. Diciamo, la paralisi regionale è sotto gli occhi di tutti i cittadini, delle, non soltanto dei cittadini, delle aziende. c'è un, diciamo, una situazione di stallo ormai che perdura da fin troppo tempo però questo non significa che non si debba svolgere il proprio ruolo in questo caso il ruolo dell'opposizione all'interno del Consiglio regionale. Per coloro che aspirano ad andare in Parlamento, io non so, penso che innanzitutto bisogna assolvere bene il compito per il quale si è stati votati. La Regione penso che sia l'unico degli enti dove ancora vivono le preferenze e quindi ognuno di noi è stato votato con il proprio nome e cognome e quindi c'è una grande responsabilità nei confronti degli elettori. Allora mi auguro che si faccia bene il proprio lavoro là dove si è stati eletti. E poi insomma, se verranno altre cose si penserà al momento, ma non, non deve essere questo un alibi per mollare, soprattutto in una regione che è veramente in grande sofferenza. Io penso che noi avremo non soltanto un autunno, ma un inverno veramente molto molto difficile, con una crisi che sta danneggiando fortemente tutte le famiglie campane, le fasce di povertà sono fortemente aumentate. E' uno per tutti, insomma quelli che stanno soffrendo maggiormente sono soprattutto i bambini e in questa regione c'è il numero più alto di bambini in stato di povertà. A proposito di pari opportunità bisognerà rivedere la giunta regionale. Tiene ancora a banco il caso Nunez. Ma anche questo, cioè, io ho discusso a Cagliari di legge elettorale, di presenza delle donne, noi con la legge elettorale siamo, portati, siamo riusciti a portare nel Consiglio regionale Campano ben 15 donne, ma questo sicuramente non ha significato modificare la cultura. Eh, maschilista che comunque vigge in tutti gli ambienti politici tant'è vero che nonostante la presenza di 15 donne in consiglio abbiamo una giunta che ha soltanto una donna eh, si, è preso, si è pronunciato il tare si sono pronunciati le corti insomma e hanno dichiarato diciamo questa giunta tra virgolette illegale per il numero delle presenze di donne e, ma Caldoro ancora resiste non, eh, non sistema, ma non è soltanto Caldoro. Ci sono tanti sindaci. Noi abbiamo votato da poco in tante amministrazioni, voteremo l'anno prossimo per altre amministrazioni comunali. Nonostante diciamo, qualche presenza, perché nei consigli comunali non c'era doppia preferenza, quindi le donne hanno grandi difficoltà ad essere elette. Ma là dove ci poteva essere un riequilibrio, quindi fatto con le giunte, anche lì devo dire che i sindaci da questo orecchio non ci sentono. Torniamo alla legge elettorale nazionale si farà non si farà chissà e intanto si sono registrate delle fibrillazioni tra Bersani e Casini. Ma anche su questo c'è cioè, c'è sempre il fatto che eh, si discute all'interno dei partiti guardando ai propri orti senza mai guardare ai bisogni della gente. Io mi auguro che la legge elettorale si faccia perché non è più possibile, insomma mh, Secondo me se la legge elettorale ci dovesse fare pagheranno tutti i partiti, nessuno escluso, perché poi su questo diciamo, ehm, gli elettori non, non faranno distinzione. Però che Casini si metta diciamo, in una posizione antica, ma veramente antica, non voglio parlare di vecchio perché vecchio e giovane in questi giorni sono due categorie che sono fortemente dibattute, ma antica realmente, di voler essere... Senza averne i numeri e i titoli, l'ago della bilancia di una decisione così importante, onestamente, mi sa tanto troppo, veramente a questo punto proprio tanto, tanto di vecchio. Insomma, torniamo a guardare a questo Paese e laddove ci sono le condizioni creiamo delle alleanze, anche diciamo alleanze diverse, non consuete, ma per un obiettivo ben preciso. E io penso che la legge elettorale sia il primo passo per i partiti per riprendere credibilità con gli elettori italiani. Una legge elettorale che secondo alcuni sarà condizionata dalla presenza ingombrante di Beppe Grillo. Qualche giorno fa il Fatto Quotidiano ha pubblicato in prima pagina Grillo più Italia dei Valori, primo partito. Sarebbe una grande sceleratezza, penso io. Questo Paese non ha bisogno né di urlatori né di denigratori. Questo Paese ha bisogno di essere governato e... Penso che proprio il Movimento 5 Stelle in questo momento ha, ha serie difficoltà, serie difficoltà in casa sua. E, e anche questo, insomma, diciamo, i partiti sono un'altra cosa. E I movimenti sono importanti per essere uno sprono e un pungolo per i partiti ma nel momento in cui i movimenti pensano di poter governare, vabbè, io penso che una, un esempio per tutti ce l'abbiamo già qui a Napoli, dove tanta, diciamo, tra virgolette, società civile ha pensato di sostituirsi diciamo, al governo della città, ma le difficoltà anche lì sono sotto gli occhi di tutti. Vi sono intanto delle schegge impazzite. Clemente Mastella ha dichiarato 100.000 voti a chi mi sposa. Rutelli... Che sogna di rientrare nel Partito Democratico. Ma che sta succedendo? Diventa quasi un mercanteggiare. Insomma, lo dicevo per quanto mi riguarda, ma penso che posso parlare a nome della dirigenza del Partito Democratico, non siamo assolutamente attirati da, da questi mercati che si stanno aprendo in questo momento. Ripeto, il governo del Paese è tutta un'altra cosa, esige grande serietà. Io penso che anche Monti nel ribadire che sì, sicuramente gli italiani abbiamo, fatto, abbiamo tutti fatto grandi sacrifici e in questo momento è importante che ci sia al governo una coalizione che abbia l'autorevolezza. Di eh, guidare questo paese, l'autorevolezza di eh, essere ascoltati in Europa e soprattutto l'autorevolezza di riprendere in mano le sorti dell'Italia. Frattanto, Monte ha detto ai sindacati bisogna fare di più. <ride> Quale sarebbe questo di più? Anche qui, Monti eh, ogni tanto lancia dei messaggi un po' criptati. Su questo, io penso che mh, non ce n'è bisogno. Cioè, invece di essere criptati, bisognerebbe essere mh, chiari. E se c'è bisogno di fare di più, di sicuro Monti lo deve fare. Tenendo al suo fianco diciamo, quelli che sono diciamo, i soggetti eh, deputati a difendere diciamo, i lavoratori di questo Paese. Quindi eh, mi auguro che Monti non, non lanci questi messaggi eh, sibillini, convochi le parti sociali e faccia capire al Paese che cosa di più bisogna fare, perché là dove c'è stato bisogno di fare di più, nessuno si è tirato indietro. Abbiamo visto che nei momenti anche di grande difficoltà la popolarità di Monti non è calata. Perché eh, venivamo da un momento di grande difficoltà. In Europa eravamo diventati quasi una barzelletta. Oggi abbiamo ripreso invece un rapporto di autorevolezza con tutti i paesi europei, con la Germania in primis, e quindi diciamo, noi dobbiamo percorrere quella strada. Allora, anche rispetto, diciamo ad eventuali, se io non, non so quali sacrifici Monti possa evocare in questo momento, io penso che tra l'altro invece di sacrifici bisognerebbe parlare di ripresa e sappiamo bene quanto l'investimento pubblico sia importante per, perché questo Paese riprenda quota e allora io penso che sono questi i temi che debbano essere dibattuti in questi giorni. Buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione, Tacquino Politico della Campania come sempre tornerà domani alla stessa ora.